E ti sto passando l'amministrazione. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, avvocata. Marco, siccome c'è un po' di casino e sto cercando di risolverlo, eventualmente a fine chiudi tu direttamente a fine commissione, ok? Grazie. Scusate, chiudo la porta che non vorrei ci fosse il rumore. Topi, se sei ancora lì, disattiva il tuo microfono, perché poi alle volte sentiamo rumori proprio dall'ufficio commissioni. Sì, è vero. Disattivaglielo tu, Marco. Faccio qui. No, ma non me l'ha passato ancora. Non sei organizzatore. Ma è L'ufficio commissione non ancora. si disattiva. No, è in corso anche ancora l'altra commissione, o no? Tu fai parte dei servizi sociali, Ernesto? No, E quindi sono credo che sia un corso. Anche se lui. Assessore, buongiorno. Ciao Cristian, buongiorno. È già Commissione Bilancio, Marco? Sì, però stiamo registrando, ma in realtà credo che ci sono gli altri. Siamo solo noi. Ah, ok, Gli altri credo stiano al servizio sociale. perfetto. Ok, allora metto un attimo in pausa. Vi vedo, ma metto un attimo in pausa. Sì. No. Buongiorno, buongiorno a te, Paola. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Presidente Giannotta. Ciao Antonio, buongiorno. Ciao, ciao. Ciao Gianni. Ciao. Buongiorno, ciao Marco. Ciao Arturo. Arturo, ha bisogno del permesso tu oggi? No, no, tanto lavoro fino a stanotte, quindi non c'è problema. Grande Arturo. Gabriele, tu hai bisogno di permesso? Sì, sempre. Io sì, Gianluca? Marco. Ok, Sì, due. buongiorno, grazie. Ok, così mi inizio a segnare.
Presidente, l'altra commissione è finita alle 10.50, quindi almeno parlo per me, a me 10.51 come attestazione, poi le faccio le dichiarazioni. Anche per me. Allora 10.51 per tutti? Sì. Ok. 10.51. Sì, sì. 10.51. Per tutti la facciamo iniziare di... Quindi. Sì, Marco, sì. Quindi Andrea, tu hai bisogno del certificato poi, no? Sì, grazie Marco, sì. Anch'io, grazie, sono Giulio, sostituisco Costantini. Borgia, Mele, Pasquino, Battista ancora non lo vedo. Uno, due, tre, quattro. Buongiorno Presidente. Pala. Sì. Uno. Ciao Giorgio. Uno, due, tre. Buongiorno quattro. Marco. Ciao Gian Maria. Presidente Murri presente. Ciao, buongiorno. Quando Presidente Giannotta, buongiorno Marco. Nei limiti del possibile le chiederei la parola. Ok, ok. Attendo e le do subito la parola. Allora, iniziamo così smarchiamo voi, vediamo se stanno agganciando tutti gli altri. Allora, la notte presente, Molendini. Presente, presente, presidente. No, Baglivo Arturo. Baglivo. Battista Luciano. Presente, presidente. Gianluca Borgia. Luca Borgia. Congedo Saverio. Costantini D'Anziano. Lega Roberto Giordano Anguilla. Marco, mi sto collegando. Siamo da un pochettino. Ciao. Ok. Quindi Roberto Giordano Anguilla, Gianluca Borgia, Arturo Baglivo. Presente Marco, presente, scusami. Ok, quindi Gianluca c'è pure. Sì Marco, sono Arturo. Qua, scusami, io ho problemi con me. Sì, sì, a me serve che voi così registriamo pure il presente in voce, no? Costantini Alessandro Giulio c'è, De Matteo Santoni. Presente. Fagiano Ligia. Presente. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Eco Giaria. Presente. Mariano Buon Mariano, buongiorno. Presente. Martini Severo. Mola Ernesto. Eccomi, sono presente. Cosimo Murri dell'Odiago. Presidente, sono qui, grazie. Okay. Marco Mazzacchi. Presidente, sono qui. Ciao, Presidente. Ciao, Martini Severo c'è. Giovanni Occhineri. Presente. Ciao, Giovanni. Pala Giorgio. Presente. Squino Andrea. Presente. Pierpaolo Patti. Buongiorno Presidente, presente. Buongiorno a voi. Poli Bortone Adriana. Mi sente? Presidente, sì. Presente. Paola Povero. Presidente, presente. Buongiorno Paolo. Ludo Antonio. Presente. Frano Giampaolo, buongiorno. Presente. Ottimo. Ronzino. Ramacera. Presente. Presente. Allora, chiaramente Ramacera Ronzino. No, allora, perfetto. Inizio la commissione, dice 51. Allora,
l'argomento è... Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Sì, avvocato, assessore, buongiorno. Allora, introduco l'argomento e poi anche il dirigente. Allora, oggi discuteremo, forniremo ultime... porremo le questioni che magari è necessario porre per avere risposte alla presenza, che ringrazio al contempo, dell'assessore Agnoni e dell'avvocato Romoli, sul debito fuori bilancio, avvocato Pietro Quinto. Vi anticipo che, oggi è un momento di discussione, l'intendimento della Presidenza è di porre poi il processo deliberativo nella seduta di mercoledì, quindi oggi è solo deputato all'approfondimento. Dopodiché ho prenotato già l'avvocato Cosimo Murri, che a cui passo immediatamente la parola, e ringrazio tutti i partiti commissari per... Le sorprese non mancherò mai, no? Prego, avvocato. Spegnerò tutti i microfoni, quindi... Presidente, io sono pronto. Buongiorno, Ramacena. Prego, avvocato. Grazie. Presidente, grazie. Chiedo scusa a tutti per questa mia richiesta di conversazione iniziale. Io in una scorsa seduta presi la parola senza entrare nel merito e provo a farlo ora. In quella circostanza io invitai i colleghi del centrodestra ad assumere, ognuno per proprio conto, la responsabilità di un voto favorevole. Lo ricorderete. Il collega Greco anticipò la sua astensione, parlò di nostro voto in continuità. Io personalmente ho sempre votato in continuità. Sin dal 2017 ho proseguito a farlo. Anche altri colleghi anticiparono la loro dichiarazione di astensione. Io chiedevo un'assunzione di responsabilità da parte di tutti. La espresse la senatrice Poli e io ringraziai pubblicamente e ero soddisfatto del risultato. Qui non sono in discussione le capacità professionali di un avvocato meritevole di tanta fiducia. Io la responsabilità la addebito alla politica, che comunque ha gambe, piedi, mani, testa. È la politica che ci fa trovare in queste situazioni di monopolio, di quasi monopolio, di oligopolio. Ma questo avviene. Non convengo, ma avviene. Tant'è che vi farò cenno con carte che poi alla fine del mio intervento sono tutte a vostra disposizione. Io farò cenno di altre simili circostanze. Qui sono state con una affidare incarichi per circa 30 anni ad un professionista, che con questo sia, si mortificano le professionalità che questa città esprime. E si mortificano, a mio avviso, i tantissimi giovani avvocati. Permettetemi solo brevissimo intervento. Io ho avuto l'onore di essere stato un componente del Consiglio dell'Ordine. Ho sempre difeso i giovani avvocati, mi sono sempre battuto per loro. Noi avvocati, anziani, ci siamo inventati i 2 anni di pratica, ci siamo inventati i tre semestri per i libretti, ci siamo inventati le prove a quiz per il patrocinio proprio per frenare, e quanto sia facendo abbiamo solo mortificato i giovani che io sempre invece ho aiutato. Per questa vicenda ho sentito parlare tante cose, ecco perché sono stato sempre zitto, ho solo ascoltato. Ho sentito parlare di far intervenire il Consiglio dell'Ordine per un parere di congruità sulle parcelle, di accertare le responsabilità su quanto accaduto, di mancanza di delibere di incarico. Abbiamo letto di serialità di lavoro compiuto, di formali costituzioni in giudizio, di transazione se lo è o non lo è, e per me lo è, ma voi usate i termini che gradite. Io desidero adesso fare una riflessione a largo raggio con voi, cercherò di documentarle, e tutti assieme dobbiamo cercare di trovare, di favorire una soluzione a questa vicenda. Su un commento di una sentenza della Suprema Corte del 2016, la numero 26614,
era in tema di indegnità di esproprio, quindi più convenuti o più attori, se volete. Attività seriale, certamente. Da un commento leggo testualmente: il compenso dovuto all'avvocato che abbia difeso un solo cliente, è comune, dalle identiche domande proposte da più attori, va determinato sulla base non del valore cumulato delle varie domande, ma sulla base del valore di una sola domanda, maggiorato del 20% per ciascuna domanda, fino a un massimo di 10, o del 5%, oltre la decima, fino a un massimo di 20, in applicazione analogica di un criterio previsto da un decreto ministeriale del 94. Una situazione, questa in tema di serialità, ma parliamo lì dove tanto si è discusso di mancanza di delibere. Una situazione interessante ci viene data dalla Corte di Appello di Roma con una sua ordinanza del giugno 2018. La Corte di Appello di Roma, ed è una causa tra un avvocato e il comune di Gaeta, caso identico al nostro. La Corte ha dato ragione al comune, perché l'orientamento in quell'anno 18, ma 17, anche 16, era questo. La Corte ha ritenuto che il contratto d'opera professionale stipulato tra il ricorrente e il comune era nullo, perché privo della forma scritta richiesta a pena di nullità per i contratti con la pubblica amministrazione. Né può rilevare che né il rilascio della procura dell'item né la sottoscrizione eventuale congiunta dell'atto di costituzione in giudizio. Quell'avvocato fece ricorso in Cassazione. È una decisione di 15 giorni fa. La Cassazione, con ordinanza del 5 giugno 2020, la numero 10675, ha statuito che in materia di contratto d'opera, con il quale l'ente pubblico territoriale ha affidato al professionista il requisito della forma scritta, è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura, è sufficiente la procura, ma poi principalmente è la costituzione, l'incontro di volontà con l'accordo contrattuale in forma scritta che viene attuato. E pone la Corte di Cassazione una differenza tra l'avvocato e l'ingegnere, l'architetto, chi progetta un'opera pubblica, quello ci deve attenere, l'avvocato no. Questa ordinanza, sì è vero, mi si può obiettare, è un'ordinanza, confermo, è un'ordinanza, tant'è che la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviandola ad altra Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Quindi la Corte 17 giorni fa fa in gergo calcistico una rovesciata, torna indietro, perché tornando indietro è proprio questo che sempre si è attuato. E ci sono dei precedenti interessanti nel 2014 che riguarda il comune di Nardò. Il comune di Nardò, con tre ricorsi fatti da tre professionisti nostri, leccesi, che godevano di tanta fiducia da parte del comune di Nardò. Sono a vostra disposizione anche queste sentenze. L'avvocato vantaggiato per 20 anni consulente legale del comune, l'avvocato Doria per 17, l'avvocato Quinto per 10, questi tre avvocati davanti al diniego della comune di Nardò a riconoscere gli onorari così come chiesti perché li vuole dare al minimo, il comune come cerca di giustificarsi intanto? Riteneva di dover applicare le tariffe professionali minime, primo perché c'era un indirizzo della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Basilicata del 2011, e poi per l'assenza di contratti redatti in forma scritta. Ci volevano le delibere. Il TAR per tutte e tre questi incarichi ha detto no. Il ricorso degli avvocati merita accoglimento in quanto il formale conferimento della procura alla lite, il concreto esercizio della rappresentanza processuale configurano il perfezionamento in forma scritta.
Io vado a concludere, Presidente, chiedo scusa a tutti. Io ho parlato di responsabilità della politica. Abbiamo letto di attività seriale, con formale costituzione in giudizio per 58 incarichi. Gli avvocati presenti sanno perfettamente di cosa sto parlando. Con tutta probabilità io e forse anche altri non avrei inoltrato, ma questa è la mia posizione, alcuna richiesta, proprio in considerazione del tanto lavoro affidatomi prima e dopo. In questa vicenda usciamo tutti assieme da questa situazione, troviamola assieme una soluzione e vigiliamo, questo è l'invito che faccio a me stesso, vigiliamo perché quanto accaduto non si verifichi più. Grazie. Questi documenti, Presidente, sono a disposizione a lei e a tutta la Commissione. Ho fatto menzione dei numeri delle sentenze proprio per facilitare eventuale ricerca. Grazie. Apro un attimo la chat. Grazie, Avvocato Murri. Apro un attimo la chat. Presidente, scusi, in via preliminare, c'è prenotato il consigliere Mola e poi io. In via preliminare, però, potremmo sentire prima il parere del governo, quindi l'assessore Gnoni, perché ci manca. Noi abbiamo ascoltato il dirigente Romoli e l'assessore Gnoni, io l'ho ascoltato soltanto a mezzo stampa sulla tematica. Potremmo sentire lui se il consigliere Mola ce lo consente e poi interveniamo nei consiglieri, perché penso sia più logico. Grazie. Va bene. Allora, avvocato Gnoni, assessore Gnoni, prego. Sì, sarò brevissimo, è inutile illustrare una delibera, un'istruttoria che conoscete già e l'avete approfondita ovviamente in più commissioni. Io vorrei fare una piccolissima discussione, cioè la presente istruttoria degli affari della dottoressa Romoli trova la sua genesi nella manovra di riequilibrio del 2017, in virtù della quale il Consiglio Comunale stabilisce di eliminare tutti, e dico tutti, tutte le posizioni debitorie in capo ai professionisti che negli anni avevano maturato crediti nei confronti del Comune di Lecce. A seguito di ciò, quindi, l'attuale dirigente avvia tutti gli atti conseguenti. Un passaggio importante, e sarò brevissimo. Tra il 2018 e il 2019 il commissario, quindi tra Salvemini 1 e Salvemini approva con i poteri del Consiglio Comunale il pagamento di una serie di debiti fuori bilanci, sempre come quello di cui stiamo discutendo, quindi articolo 194,1 lettera E, per la somma di euro circa 700.000 a fronte di una richiesta di 1.190.000, quindi un risparmio per l'ente di 500.000 euro. Con la presente istruttoria si procede a quantificare il debito fuori bilancio, sempre ai sensi del 194,1 lettera E, che è stato fatto per gli altri professionisti, e scardinando in un certo senso una somma riconosciuta dalla precedente dirigente in 1.200.000 più cap, viene cristallizzata questa somma dall'attuale dirigente, a cui va il mio personale ringraziamento per l'importante lavoro svolto, in euro 512.000 euro, oltre i backup, per un totale di 650.000 euro. Quindi parliamo di un milione di euro in meno. Ed è importante anche valutare che in questa delibera c'è il visto preventivo del segretario generale, ovviamente dell'attuale dirigente e del dirigente dei servizi finanziari e del collegio dei revisori. Quindi ovviamente la posizione del governo è che bisogna pagare tutti i debiti, si è detto già nel 2017, sono stati pagati quasi tutti se non tutti, rimane questo non perché doveva rimanere per ultimo, perché è quello più importante, e a fronte di una richiesta di Pietro Quinto nel 2019 e che chiedeva a Salvemini 2 il pagamento della somma totale, e ovviamente il dirigente ha in un certo senso rimescolato le carte approvando i minimi, facendo un calcolo sui minimi dal 2000 in poi, perché c'era la delibera, andando indietro applicato quasi sempre i minimi, solamente in alcuni casi i medi, perché ovviamente non c'era la delibera. Quindi la vedo, se come voce del governo, un atto di responsabilità molto importante. Andremo a chiudere una vicenda che potrebbe cambiare ovviamente il modo, come diceva l'avvocato Murri, consigliere Murri, il modo di operare futuro, perché il momento in cui viene dato un incarico deve essere liquidato. C'è un risparmio per l'ente non notevole, di più è importante, ed evideremo la possibilità, e non approvando questa delibera, di aprire un contenzioso col punto interrogativo sulle somme, che a mio parere, ma ripeto, esclusivamente il mio parere personale, non da assessore
al governo di riconoscere una somma molto maggiore rispetto a quella incardinata nell'istruttoria, che recherebbe un danno non soltanto per il governo, perché qui si parla di denaro dei cittadini, quindi non c'è colorazione politica, e andare poi dal punto di vista politico a spiegare il perché da una istruttoria di 650 mila euro si andrebbe a pagare col condizionale una somma più alta. Quindi era solamente, consigliere Pala, una precisazione. Non entro nel merito della delibera perché insomma sarebbe tornare indietro e non voglio levare tempo alla discussione. Grazie Presidente. Grazie. Io volevo solo appunto il parere del governo, che ovviamente vedo che è positivo. Ok, perfetto, grazie. Tutta una solo questa precisazione, grazie. Grazie a te. Allora passo la parola a Ernesto Mora. Oh, io ringrazio Cosimo Murri intanto perché ci ha aggiornato proprio sulla giurisprudenza e quindi ci dà elementi di giudizio fondamentali, no, per una decisione in proposito. E ringrazio anche l'assessore per la chiarezza con cui ha detto che l'orientamento del governo è quello di, come deliberato nel 2017, togliersi davanti questi debiti fuori bilancio e poter cominciare a ragionare in termini di guardando al futuro, ecco, non guardando al passato. Allora, io però vorrei porre una domanda all'avvocato Romoli fondamentalmente, perché io, come l'altra volta, mi dovete perdonare, io metto a video delle cose perché così riesco ad essere più chiaro. Non sono un avvocato, non sono un giurista, quindi, come dire, ho bisogno di capire meglio. E quindi chiedo, faccio delle domande molto semplici all'avvocato Romoli. Allora, io vedo qui, aspetta, però forse non riesco più. Ecco, allora, vedo qui alcune cose. Io mi sono guardato un po' le specifiche, no? Allora, se guardiamo questa specifica che è relativa ad uno dei ricorsi perenti, noi vediamo che abbiamo una serie di voci in cui c'è redazione contro ricorso, discussione in Camera di Consiglio, eccetera. E questo ricorso, aspettate che vado avanti, è praticamente un contro ricorso, diciamo, di 12 pagine. Cioè praticamente l'avvocato ha lavorato, cioè ha prodotto una delle controdeduzioni rispetto alla richiesta, al ricorso che era stato fatto. E se andiamo ad un altro di questi giudizi, però, andiamo a vedere che in questo caso, per esempio, io ho messo esempio per cercare di evitare di mettere i nomi, che in questo caso invece il controricorso si limita a, si dà per conosciuto il contenuto del ricorso, perché si contesta perché è inammissibile, si chiede il rigetto del ricorso. Non c'è un lavoro rilevante in merito a questo, cioè il controricorso è una pagina prestampata probabilmente già in Word. Però poi nella nota spese, mentre siccome si tratta di un ricorso perente, la somma di discussione in Camera di Consiglio 775 euro è stata eliminata, perché c'è l'appunto della dottoressa Romoli, dell'avvocato Romoli, perché appunto non c'è stata discussione in Camera di Consiglio, però il controricorso invece è incluso nella parcella. E devo dire, il controricorso probabilmente, a me sembra, perdonatemi, sono inesperto, però mi sembra una parcella elevata per un controricorso fatto a stampa. Ora, questo però si ripete anche in altre situazioni, perché questo tipo di controricorso, io questo adesso parliamo di uno dei giudizi in cui è stato respinto il ricorso, anche qui abbiamo una paginetta di prestampata, e poi abbiamo, se andiamo a vedere la nota spese, vediamo che la nota spese porta anche qui una controricorso di 1800 euro per un controricorso redatto in quel modo. Allora io vorrei sapere, vorrei chiedere all'avvocato Romoli se lei lo ha già fatto, probabilmente lo ha già fatto, ma se esistono margini per, a questo punto, siccome non abbiamo parlato finora che non è una transazione, ma è stata soltanto una ridefinizione del debito ai minimi, eccetera, non sto a ripetere le cose già dette, a questo punto è possibile aprire con l'avvocato Quinto una tentativa di transazione, cercando di eliminare tutte quelle pagamenti relativi a controricorsi che in realtà non hanno richiesto lavoro, ma hanno richiesto soltanto la firma su un documento a stampa. Ecco, questo è il mio quesito. Se arrivassimo anche ad una transazione in proposito, probabilmente sarebbe, fatemi dire questo, un debito più digeribile.
Ho finito. Spero di essere stato chiaro. Sì, se vuole rispondere l'avvocato Romoli, così poi diamo la parola a Giorgio Pala e poi chiede parola anche per Paolo Patti. Sì, Presidente, allora, ti posso intervenire dopo, per favore? Ok. Prego. Grazie. Avvocato Romoli. Allora, è stato chiarissimo l'avvocato Murri, proprio per questo quando io ho iniziato ad esaminare tutta la documentazione. Mi sono resa conto, per quanto riguarda questa modesta attività svolta da parte dell'avvocato Quinto, per quanto riguarda i ricorsi che poi sono stati definiti con perenzione, lui aveva richiesto i medi e io richiedo l'applicazione dei minimi, perché al di sotto dei minimi non si può andare con un riconoscimento naturalmente di un'attività, se non, come dice lei, con una transazione, chiedi 10 e ti do 2. In questo caso io ho richiesto l'applicazione dei minimi perché l'attività dell'avvocato era stata svolta, anche se con una semplice comparsa di costituzione, come dice lei, pro forma, formale, come l'ho definita anch'io nella lettera di contestazione, nel momento in cui non si fa un accordo transattivo, al di sotto dei minimi non si va, perché l'attività è quella, minimi, medi e massimi. Minimi quando si tratta di una modesta attività, medi di un'attività di un medio rilievo, massimi quando si tratta di un'attività di un certo rilievo, di una certa importanza. Quindi è il tariffario che permette questo. Quindi io ho chiesto all'avvocato, applicami almeno i minimi, perché i medi mi sembrano abbastanza alti. Stiamo parlando qui non come transazione, ma come riconoscimento di un'attività svolta. Per quanto riguarda poi quelle successive, quelle che si sono definite con i rigetti, lì non ho avuto possibilità di fare applicare i minimi, anche se un tentativo nella mia prima lettera di contestazione c'è stato, perché se voi leggete la lettera io dico trattasi di attività ripetitiva e quindi chiedevo anche lì l'applicazione dei minimi. L'avvocato ha contestato sul punto dicendo no, io l'attività l'ho svolta per intero, ci sono partita con un controricorso di un certo rilievo ed è stato definito con una sentenza oltretutto favorevole all'amministrazione, per cui io ritengo che la mia attività sia stata fatta e che non c'è da eccepirmi o da impormi l'applicazione dei minimi. Su questo io ho accettato, ripeto, e non ho fatto l'ulteriore, perché ho dovuto poi riscontrare in tutta l'attività dopo del 2000 una vera e propria controversia con l'avvocato, perché non voleva riconoscere l'applicazione dei minimi in quanto non aveva firmato la convenzione e in quanto in 5 giudizi il riferimento alla convenzione non c'era. Quindi io lì ho tentato e ho ottenuto un risparmio di quasi 600-700 mila euro, perché ho imposto l'applicazione dei minimi anche in cause di rilevante importanza. Mi sono spiegata? Perché tutta l'attività svolta dall'avvocato Quinto nella fase successiva al 2000 era di rilevante importanza. Infatti, quando è stato dato il mandato, è stato giustificato per questo, non veniva dato agli avvocati interni, proprio perché si trattava di un'attività di rilevante importanza. E quindi qui avrebbe potuto l'avvocato Quinto richiedere anche l'applicazione dei massimi. E invece abbiamo risolto con i minimi. Non so se sono stata chiara, non... Penso, aspettiamo che il consigliere Mola mi faccia un cenno. Sì, ci sono. Va bene, io ho capito che l'avvocato Romoli ci ha lavorato su, voglio dire, figuriamoci, già l'altra volta ho detto che dobbiamo ringraziarla per il lavoro svolto. Io mi riferivo al discorso applicazione dei minimi che è stata ottenuta con grande merito e possibilità di una transazione sui controricorsi di forma che in realtà molti avvocati mi dicono che non se li pagano proprio perché sono praticamente degli stampati, insomma, da ripetere. Però se non l'avvocato Romoli sa meglio di me se ci sono margini ancora di trattativa o meno, quindi io mi fermo qui. No, okay. Avvocato Mola, non ce ne sono, perché l'avvocato Quinto, ripeto, perché non si è trattata di una transazione? Perché l'avvocato Quinto non ha accettato mai il discorso dei minimi dopo il 2000. Se lo voi leggete le lettere, insiste e persiste nel dire che lui non deve applicare i minimi. Questo è il problema. Io gli ho riconosciuto, ho detto tanto ti devo dare, tanto ti do. L'avvocato ha chiuso con una transazione a 700 mila euro. Se vogliamo la transazione è 700 mila euro. Questo però, se leggete bene le lettere, quello è. Sì,
Mi permetto di dire semplicemente, appunto, lei ha usato adesso la parola transazione. La riflessione che diceva l'avvocato Mola, credo che sia per un'attività così minimale, se era necessario, ma pure per una questione, non so, mi riferisco anche a altre persone che mi riferivano che l'attività, di solito l'avvocato non chiede nulla, anche perché è talmente irrisoria come attività nell'esercizio di quello che poi si va a svolgere, che magari uno dice questa sarà buono. Così. Però ripeto, lei ha dato questa sua risposta, è giusto. Non me l'ha abbonata, purtroppo non l'ha voluta abbonare. Questa è la parola chiara, tanto per comprendere i termini della questione. Allora, si è prenotato, grazie avvocato, grazie Ernesto, si è prenotato, Giorgio Pala passa la parola a Pierpaolo Patti. A te Pierpaolo. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie all'assessore di essere in commissione. Le altre volte mi sono soffermato molto sulle domande e ho omesso forse di ringraziare anche l'avvocato Romoli perché ha svolto un lavoro certosino, analitico, complesso, che le veniva da un'epoca diciamo abbastanza risalente. E io guardando l'istruttoria così complessa dell'avvocato Romoli mi sono posto alcune domande. Per esempio vedo che con delibera di Consiglio Comunale numero 93 del 1983 viene adottato il PRG. Io e te, Presidente, avevamo 5 anni e la cosa che mi chiedevo, visto che poi la prima nota riportata in istruttoria è dell'1 settembre del 2005, cosa avviene dal 1983 al 2005? Cioè c'è un buco di 7, 5, 12, 22 anni. In questi 22 anni siamo certi che non ci sono atti che in istruttoria meritavano di essere riportati? Non lo so, delibere di consiglio, delibere di giunta, non lo so, la corrispondenza epistolare o a mezzo fonogramma, visto che parliamo del 1985, 86, 87, con Italia 90 per i mezzi, forse... Ci doveva essere qualche ulteriore documentazione da dover riportare? Io non lo so e lo chiedo. Ho chiesto, assessore, quando non eri presente, il valore degli atti interruttivi riportati. Sono veramente tutti atti interruttivi? Sono da considerarsi tali? Siccome abbiamo la fortuna di avere due bravi professionisti, sia l'assessore che l'avvocato Romoli, oltre che alcuni valevoli commissari, dico alcuni perché avvocati, non perché gli altri non siano valevoli, ponevo questa domanda che è prettamente giuridica. Quando incorriamo nella discussione, nella parola transazione, ma poi subito dopo ci correggiamo come avessimo quasi detto una menzogna, una falsità, un errore macroscopico, siamo certi, e io qui perché abbiamo il termine di adempimento il 31 luglio, abbiamo delle somme che sono quelle, ci dice la dirigente applicando la norma, ma poi se andiamo a giudizio paghiamo di più, ma non è che una norma assume valore di forza o di debolezza a seconda se viene attivata in giudizio o all'esterno. Mi spiego. Non uccidere e non uccidere sia in via Imperatore Adriano che nel processo in corte d'assise d'appello. Quello è non uccidere. Non c'è alternativa. Quella è la norma. Lo stesso valore ha per strada e nelle aule di giustizia. L'altra domanda che facevo, e la rivolgo sia all'assessore che al dirigente, è: il dirigente o il dirigente dell'epoca ha agito su incarico, su mandato del sindaco? Perché l'avvocato Romoli sì,
a una delibera del piano di riequilibrio. L'avvocato Romoli ha agito correttamente svolgendo al meglio le sue funzioni. Lei ha una delibera di consiglio comunale in virtù della quale ha intrapreso questa discussione. E per i precedenti cosa c'era? Una delibera di consiglio, un incarico del sindaco, una delibera di giunta. Io quest'atto non l'ho trovato, ma mi incuriosisce sapere con quale diciamo spirito veniva incaricato il dirigente dell'epoca. Sui giudizi seriali l'avvocato Murri è stato molto più bravo ed eloquente di me. Peraltro quelle sentenze molto interessanti attengono alla esistenza dell'incarico, che io convengo con lui, ma qui tutti sappiamo che l'avvocato Quinto ha lavorato, ci sono i giudizi, ci sono i mandati, anche se sono alcuni perenti, ha a che fare con la vita del processo, la perenzione. Non è colpa dell'avvocato Quinto, qui il professionista è stato incaricato, domanda, correttamente? Non lo so, è un'ulteriore valutazione. E attiene alla prima domanda, dal 1983 al 2005, cosa succede? Non lo sappiamo. Ora, avvocato Romoli, l'altra volta ci siamo soffermati e vorrei chiedesse nuovamente quella risposta che non ho avuto modo di appuntare e che non ho trovato nella commissione online su YouTube, dove dovremmo teoricamente essere pubblicati. Cosa accadrebbe se non venisse approvato questo debito? Siccome l'altra volta l'ha detto in maniera analitica, le pregherei di farlo nuovamente per me, che sono limitato e che la ringrazio per venirmi incontro. Grazie, ho concluso, Presidente. Chiede Paolo. Prego, avvocato. Le domande sono tante, se me ne dimentico qualcuno aiutami. Allora, iniziamo con cosa è successo dal 1983 al 2005. 1983 viene deliberato il cosiddetto piano regolatore. L'amministrazione comunale dell'epoca chiede all'avvocato Quinto una consulenza, ecco, di essere un consulente su questa, in questa faccenda. Cominciano a, diciamo così, a piovere i ricorsi da parte degli utenti e all'avvocato Quinto viene dato un mandato che parte dal 1990. Solo nel 2000 escono le sentenze di perizione o di rigetto e quindi è dal 2000 che l'avvocato manda le proprie parcelle all'amministrazione comunale per essere pagato. Quindi è dal 2000 che si deve computare, così vogliamo, la prescrizione. L'avvocato Quinto manda tutte le sue parcelle nel 2001, se non sbaglio, dopodiché, dal momento che l'amministrazione non onora e non paga queste parcelle, ripetutamente, con tutte quelle lettere che io ho messo analiticamente nella delibera, chiede il pagamento. È vero, ci sono dei momenti in cui decorrono i cosiddetti 3 anni, che per quanto riguarda la norma c'è cosiddetta prescrizione presuntiva. Che cosa vuol dire prescrizione presuntiva? Lo dico per tutti, vuol dire che si presume che il debito si sia estinto per inerzia da parte dell'avvocato. Quindi si inverte l'onere della prova. Che cosa vuol dire? Che non è più il debitore, il creditore che deve provare di aver pagato, ma è il debitore. In quasi tutti i casi si risolve questa faccenda con il cosiddetto giuramento decisorio, cioè il creditore dice: giurami che mi hai pagato, e se l'altra parte giura, il debito si estingue. Nel caso di specie, atteso che trattasi di pubblica amministrazione, per giurisprudenza costante la pubblica amministrazione non si può avvalere della prescrizione presuntiva, perché non è un rapporto di natura formale che si ha come potrebbe accadere tra i privati. Il privato può dire: ti ho pagato in contanti e quindi ti giuro di aver pagato. Per quanto la pubblica amministrazione questo non lo può, non si può avvalere di questo, perché la pubblica amministrazione paga con atti. Non solo questo, quindi non può avvalersi della prescrizione presuntiva, ma non dimentichiamo che vi sono diverse lettere dell'avvocato De Salvo, ecco, dell'avvocato mio predecessore,
che riconosce il debito. Il riconoscimento del debito estingue, non si può più, una volta che si riconosce il debito non si può più richiedere la prescrizione presuntiva, e questo l'avvocato Patti lo sa benissimo. Quindi c'è la De Salvo nel 2015, 2014, 2013 ha sempre riconosciuto il debito, sin dal primo momento non ha mai contestato l'attività dell'avvocato. Nel 2016 chiude, prima di andare via, chiude dicendo: ti devo dare 1.211.000 euro. Sarebbe bastato questo riconoscimento per dare la possibilità all'avvocato Quinto di richiedere un decreto ingiuntivo, perché con il suo riconoscimento del debito non è necessario naturalmente né richiedere parcelle all'ordine, ma semplicemente richiedere il pagamento attraverso un decreto ingiuntivo, cosa che l'avvocato Quinto non ha fatto, che avrebbe voluto fare. Purtroppo con il mio intervento abbiamo rimescolato le carte, ma perché l'avvocato Quinto non ha voluto avvalersi di quel riconoscimento del debito, perché altrimenti, avvalendosi di quel riconoscimento del debito, avrebbe potuto richiedere all'amministrazione l'intero importo. Altra domanda, non mi ricordo qual era, avvocato Patti, aiutami. Il dirigente si è avuto in carico del sindaco, della giunta, del consigliere del consiglio comunale, sulla base di chi ha agito? Allora, l'indirizzo politico chi lo dava? Allora, l'avvocato De Salvo, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda i debiti anteriori al 2000, non so neanche se ci fosse l'avvocato De Salvo, perché all'epoca avevamo, mi pare che ci fosse solo l'avvocato Rossi, perché dal 2000 in poi, se non ricordo male, si è insediato l'avvocatura che abbiamo oggi, con gli avvocati di oggi, quindi mo io questa cosa non lo so. Però nel momento, siccome tutte queste... non c'era una determina di impegno di spesa, non c'era una delibera, non c'era niente, e quindi a questo punto siamo qui proprio per riconoscere un debito fuori bilancio. E anche per dopo il 2000 non c'è stato mai un impegno, veniva dato mandato al dirigente di far sottoscrivere la convenzione e di impegnare le somme, anche questo non è stato fatto. Ecco perché siamo di fronte ad un debito fuori bilancio, proprio perché non c'è stato mai... non è che l'avvocato avrebbe dovuto avere mandato da qualcuno per pagare. Nel momento in cui si dà, il dirigente deve semplicemente impegnare le somme, se lo avesse fatto, o se ci fosse stata una prenotazione di spesa da parte della giunta. E nel caso di specie è stato tutto un iter particolare, avvocato, io non voglio entrare nel merito. Io mi sono ritrovata in questa situazione, per cui non posso dire perché c'è stato... questo nel passato, come mai non si sia rispettato l'iter degli impegni, non lo so, questo io non posso dire, sinceramente non lo so. L'iter l'ho detto anche l'altra volta, l'iter non è proprio regolare, ecco, ma lo avete anche evidenziato voi. Peraltro l'ha scritto nell'istruttore della delibera, avvocato Romoli, che l'iter seguito non è regolare, proprio io ce l'ho davanti. Scusi presidente, ma siccome non ricorda le domande mi sono permesso di interloquire, ma se vuole... Altro no, a rafforzamento di questo di cui state ragionando, c'è anche il parere del vice dei conti, che in grassetto ribadisce l'irritualità di un percorso intrapreso e l'invito all'amministrazione da non perseguire mai più una operazione di questo tipo. Però, credo, se l'avvocato Romoli ha terminato, credo ci sia qualche altra domanda. Vabbè, lasciamo perdere il resto, magari le metto per iscritto oggi pomeriggio all'avvocato, non voglio togliere tempo agli altri, però visto che la volta scorsa l'ha già fatto, cosa accadrebbe se non venisse approvato questo debito? L'ho chiesto a Arturo Baglivo la volta scorsa. Sì, rimarrebbe un debito fuori bilancio, in piedi, e quindi come tale, come ho detto all'avvocato Gordivo l'altra volta, sarò costretta a dichiarare nel momento della dichiarazione dell'equilibrio di bilancio che c'è un debito fuori bilancio. Bene così? Allora, passiamo la parola, quindi per quale... Io cedo ancora, presidente, sto prendendo appunti, quindi cedo ancora la parola. Non so, mi prendo. Allora, Ernesto Mora, devi parlare? No, Ernesto, ok. Adriana Pantone, poi la senatrice per parlare. E poi Arturo. No. Allora, quindi Adriana Polibortone, si prenoti poi Gabriele Monelli.
No, guardi, io ho già detto, l'avvocato Muri l'ha ricordato, ho già detto quale sarà la mia espressione di voto, perché non derogo da quella mia espressione di voto. Ma al di là di questo, ecco, io chiedo che ci sia ormai da parte di questa commissione un atteggiamento non solo più costruttivo, ma, passatemi l'espressione, anche più garbato nei riguardi di chi, come l'avvocato Quinto, ma ce ne sono tanti altri nella nostra città di avvocati che pure hanno lavorato con l'amministrazione comunale e che meritano uguale rispetto, chiedo che questa commissione comunque sia decida, perché quello che ho ascoltato qualche minuto addietro da parte del consigliere Mola, per esempio, insomma, non è particolarmente gradevole, né mi sembra corretto che l'avvocato Quinto, come potrebbe essere, ripeto, per qualunque altro avvocato, debba uscire sui giornali con un'immagine che certamente non è l'immagine di un professionista qual è l'avvocato Quinto. Allora, non vorrei che l'avvocato Quinto, a un certo punto, oltre semmai a chiederci quello che avrebbe potuto chiederci, ci chieda anche un danno di immagine. Per cui cerchiamo di concluderla questa commissione nella maniera in cui ciascuno di noi riterrà, in base alle sue conoscenze, ai suoi pregiudizi o non pregiudizi, per carità, quello che decide, purché si voti e si metta fine comunque a questa questione. Voglio semplicemente ricordare che, a differenza di altri che per esempio c'erano nel 1995, prima, dopo, nel 2000 fu fatta comunque una delibera. Se poi qualche ufficio non ha seguito quello che c'era nella delibera, è un problema che, se si vuole, lo si può anche approfondire in tutte le sedi. Grazie. Ma io non ho cercato di mettere in cattiva luce l'avvocato Quinto, non mi sembra questo. Guardi, se a lei andassero a guardare un'analisi non credo del debito, che sarebbe gradevole. Guardi, per debiti di 244 euro per un'ora, io penso che per un debito di questa rilevanza, il mio pensiero, lei purtroppo ritorna sempre sulle cose che dice, correggendole. E vabbè, è un suo modus operandi, ne prendiamo atto, però è spiacevole fare apprezzamenti del genere, perché se noi incominciamo a guardare tutti quanti gli avvocati che hanno lavorato col comune di Lecce, vediamo che parcelle hanno chiesto e che parcelle gli sono state. Non ho fatto apprezzamenti. Vediamo che cosa, che quadro complessivo ci possiamo fare. Ecco, tanto per essere chiari. Ok. Sul terreno della commissione, credo, ripeto, nei limiti del rispetto delle posizioni, si cerca, io personalmente cerco di far esprimere tutti, non fossi mai accorto di una alzata di cetoni nelle parole di Ernesto Mola, l'avrei certamente ripreso. Per il resto, lui si è rivolto all'avvocato Romoli chiedendo la tipologia di quell'atto. Comunque, io andrei avanti dando la parola a Gabriele Molendini. Prego, Gabriele. Grazie, Presidente. Allora, è evidente, è inutile tornarci su, che c'è stata una patologia, ovviamente ascrivibile alla parte che assegnava gli incarichi, nella formazione di questo debito fuori bilancio, di questi debiti fuori bilancio. Ed è evidente che le cose sono andate come non dovevano andare, perché se questi debiti si sono trascinati per un tempo così tanto lungo senza che avvenisse quello che doveva avvenire, cioè non solo che non è stata appostata l'impegno di spesa, ma anche che nel corso degli anni, e su questo mi vorrei soffermare, non è stato rilevato il debito. Allora, io mi soffermo su una cosa, no? Perché è evidente che è difficile andare a contestare, a parlare di questo debito, di congruità, di incongruità, dei minimi. Qui l'avvocata Romoli ha fatto una istruttoria approfondita, ha interloquito ripetutamente col professionista. È evidente che ci sono delle situazioni in cui ci deve essere un incontro delle parti per definire la questione
nell'accettazione di alcuni importi secondo i criteri che sono stati ragionati dalle parti stesse, dove per esempio ha fatto riferimento l'avvocato Romoli, dopo la delibera del 2000 sono stati affidati degli incarichi, ma per esempio in alcuni casi non si fa riferimento alla delibera, quindi non è richiamata nell'affidamento dell'incarico, oppure c'è semplicemente un conferimento a margine del mandato. Quindi è evidente che c'è un incontro ora per sistemare in una maniera più equa possibile questa situazione. Quello che mi lascia molto perplesso e su quale mi soffermo e su quale ho detto già che io poi non fermerò la mia attività al semplice voto, ma vorrò chiedere nelle sedi più opportune che si avvii una valutazione, è il fatto che oggi ci troviamo con l'avvocatessa Romoli, dirigente del settore, che ha fatto un'istruttoria, ha avviato un'interlocuzione e che cosa dice a domanda del consigliere, del collega Pierpaolo Patti? Che cosa succederà nel momento in cui non dovesse, che succederebbe nel momento in cui non dovesse essere riconosciuto? Lei dice giustamente: io ho fatto questa istruttoria a luglio, sono costretta, ovviamente, perché è logico che lo faccia, a dire sussiste nella manovra, quando si attestano gli equilibri, dirò che c'è un debito. A me la cosa che stranisce è che in tutti questi anni troviamo nell'istruttoria un carteggio intenso del precedente dirigente che riconosce esplicitamente il debito, addirittura dice che è concordato col sindaco il quantum, l'AN. Questo poi nella sua responsabilità se sia vero o falso, ma questo c'è scritto. Riconosce esplicitamente il debito. Fino alla fine, fino all'ultimo giorno del suo servizio, attesta la sussistenza e l'entità, però ogni anno, quando si trovava nelle circostanze di attestare gli equilibri di bilancio, si dimenticava di aver scritto quelle lettere dicendo che esisteva un debito e non diceva che esisteva un debito fuori bilancio. Questo che cosa ha determinato? Non è una cosa irrilevante, perché nel momento in cui si fosse rispettato l'iter corretto, che cosa doveva succedere? Io, dirigente Tizio e Caio, posso anche fare il nome, tanto diciamo, è chiaro che stiamo parlando del predecessore. E scrivo all'avvocato dicendo ti devo tanto. Allora, quando mi chiamano, già nel primo anno in cui mi chiamano a testare gli equilibri di bilancio, devo dire attenzione, esiste questo debito. Se io faccio questa dichiarazione, esiste questo debito, vuol dire che bisogna prendere poi i provvedimenti necessari a far rientrare questo debito nella fisiologia, cioè imputare, trovare i fondi e imputare i fondi. Se avesse fatto questo, che era un dovere, non era un'opzione, era un dovere sancito dalla legge, che cosa sarebbe successo? Che il comune che aveva 100 lire da spendere non aveva più 100 lire da spendere, aveva 100 lire meno quelle dovute al debito fuori bilancio. Quindi, quando dico che c'è stato un doping amministrativo, io intendo dire che se fosse stato dichiarato dal dirigente pro tempore che sussisteva un debito fuori bilancio, delle somme che si dovevano impegnare allo scopo, non si sarebbe potuto spenderle e quindi non si sarebbe creata quella situazione per il quale poi siamo, insieme ad altre, nel contesto del riequilibrio pluriennale. Perché si è fatto doping amministrativo. Quindi io sono, per concludere, anche per andare in direzione di quello che ha detto la collega Poliportone, io ritengo che allo Stato, e dopo una istruttoria così puntuale della dirigente, anche nel rispetto, sempre anche come ha detto la collega, delle prerogative della Bassanini, per cui il dirigente fa l'istruttoria, il dirigente approfondisce, è stato dovizioso di particolari di approfondimenti, ce l'ha rimessa, a me compete ovviamente esprimere un voto di qualsiasi segno, ma questo è il nostro dovere, l'istruttoria aspetta il dirigente, io ringrazio il dirigente, assumerò l'impegno del voto con voto favorevole, ma perseguirò tutto quello che è possibile perseguire nelle sedi più opportune. Grazie. Grazie consigliere Molendini, passo la parola al consigliere Mele, subito si prepari il consigliere, consigliere Mele, prego.
Allora, sarò rapidissimo. Allora, il primo punto, concordo e ringrazio la collega Polibortone nel sollecitarci ad essere rapidi in questa situazione, perché sì, però, la mia preoccupazione è che l'avvocato Quinto cambi idea all'improvviso. Consigliere Mele, sì? Allora, le sollecitazioni della senatrice Polibortone, libere nelle poter essere espresse, sono state ampiamente da me richiamate all'inizio. Ho detto che questa riunione, questa commissione sarà deputata all'approfondimento per l'ultima volta, e nella seduta di mercoledì mattina, ore 10.45, si procederà al voto. Basta. E siccome, scusi Presidente, siccome io mercoledì non ci sarò e non sono competente. Ho capito, consigliere, però non sollecitate puntualmente come se la Presidenza accogliesse. Ho dichiarato che non sto sollecitando la Presidenza, sto dicendo solamente che sono d'accordo nel fatto di essere veloce, tenuto conto che non sono componente di questa commissione, primo. Poi se mi vuole fare parlare, se no poi io posso anche non parlare. Tutto il tempo, nel senso che posso anche non parlare, fino alle 11:43 esprime il suo parere tranquillamente. Benissimo. Allora, la seconda posizione è che io ringrazio l'avvocato Romoli per il lavoro fatto. E le chiedo se nelle materie di giudizio dove l'avvocato Quinto ha espresso le sue competenze e la sua professionalità, ci sono stati anche altri avvocati del foro di Lecce che hanno fatto lo stesso lavoro in materia di piano regolatore e in maniera di opposizioni ad eventuali dinieghi. E poi volevo infine esprimere a tutti quanti il mio pensiero di accogliere la possibilità di eliminare totalmente i debiti fuori bilancio, perché sarebbe forse la prima volta da un po' di anni che, diciamo, un'amministrazione può dichiarare finalmente che non ci sono più debiti fuori bilancio a carico del comune. Grazie Presidente, grazie a tutti. No, prego. Se non ci sono altri interventi, a questo punto non ci sono altre richieste. Io inviterei, innanzitutto ringrazio l'assessore Agnoni e l'avvocato Romoli per la loro presenza, un particolare ringraziamento all'avvocato che supporta la commissione in tutte le sue sedute quando poniamo ad oggetto un debito fuori bilancio. Personalmente le esprimo un senso di gratitudine per la disponibilità anche del percorso che io personalmente preso il presidente di questa commissione nel momento in cui si stava ragionando di questo debito e poi a partire dal 20 di maggio. Ricordo le commissioni sono state tutte svolte, sono la quarta commissione, 20 di maggio, 8 di giugno, 15 di giugno e oggi la quarta commissione. Credo che il dibattito sia stato ampiamente consentito. Le riflessioni elaborate siano frutto di domande a cui l'avvocato Romoli ha fornito risposte. La gran parte hanno ritrovato soddisfazione da parte dei commissari, altri dubbi rimangono in piedi. Questa presidenza, sin dal giorno in cui si è insediata, ha inteso ribadire forte il senso di un'opportunità che la commissione deve offrire a tutti i commissari nel poter esprimere liberamente, nel rispetto delle parti e nel rispetto delle istituzioni e dei ruoli, il proprio pensiero e qualsiasi domanda affinché possa arricchire il commissario singolo, la commissione tutta, quelle che sono le informazioni fondamentali che orientano poi la decisione finale. Credo che sia, ripeto, merito di se siamo giunti a oggi in maniera serena a discutere di una questione molto articolata. Nella commissione di mercoledì apriremo la commissione con l'annunciamento del voto. Esprimo un grande apprezzamento per l'equilibrio, il tenere da parte di tutti e non aver mai strumentalizzato il tempo a vostra disposizione per questioni politiche. Abbiamo affrontato in maniera responsabile una questione e di questo io vi ringrazio. Vi ringrazio in quanto, ripeto, Presidente, ma credo che sia quello che si sia svolto in queste quattro commissioni sia un dibattito politico di alto livello, di alto approfondimento,
che la città tutta oggi deve essere orgogliosa di avere voi amministratori, e io personalmente lo sono in quanto presidente di questa commissione. Grazie di cuore, vi auguro una buona giornata e a mercoledì. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie, grazie. Buona sessione, grazie. Grazie. Buona giornata. Buongiorno. Scusami Marco, a che ora finisce la commissione? 11:52. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Grazie, buongiorno. Buona salute a tutti. Marco, la testata lo sai. La saluto, buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Buongiorno. Grazie.